là ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa Griffin Indiana. Come sempre ragazzi, prima di cominciare con il gameplay vi vado a ricordare che in descrizione, se può interessarvi, ci trovate un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati. In descrizione ci trovate anche i miei social, la lista delle mod che uso in questa serie e tanto altro. E poi mi raccomando raga, se vi iscrivete al mio canale, ricordatevi della campanellina per ricevere le notifiche, altrimenti YouTube non vi avvisa e non vi dice niente. Allora ragazzi, avevo dimenticato la molassa, avevo dimenticato anche qualcos'altro, non mi ricordo. Vabbè, ovviamente con tutte le cose che abbiamo da fare mi dimentico sempre di qualche cosa, non è una novità. Non è per niente una novità che mi dimentico comunque sempre di qualche cosa. Va bene, molassa messa. Allora ragazzi, comunque oggi voglio fare un cambiamento, perché comunque ci abbiamo sempre, e dico sempre, tantissima erba da raccogliere. Allora, praticamente oggi ho visto nel mod hub una bellissima trincia, una Fend Katana, quella che taglia a spada. E allora ho pensato, cavolo, non solo è buona per il mais, per farci la pula, è pure buona per raccogliere l'erba dal terreno. Di sicuro non devo poi, insomma, andare a raccogliere il ranghinato, insomma, capito? E quindi vorrei comprarla. Allora, intanto, come sempre, c'ho 10 miliardi di cose sparpagliate in giro. Mo parcheggio dritto, dai. Beh, sì, questo mi conviene. Allora, questo lo mettiamo qua. Famo una bella cosa, raga. Andiamo a vendere, però, l'attrezzatura, quella che non utilizzerò più. E quindi recuperiamo almeno 2 lire, perché già qui a soldi no, stiamo messi proprio male. Quindi vedete quanta erba abbiamo. Abbiamo sempre tantissima erba. Una laggatina, grazie, ci tenevo proprio. Allora, shoppino, andiamo. Bene, mi servono tanti dineri per poter comprare la katana. Da buon giapponesino, no? Ovviamente la katana è giapponese, no? Allora, andiamo un po'. Costa, costa. E non è una barca. Allora, dunque, l'avete capita? Mi tirerebbe da foraggio. Dunque, c'è l'imbarazzo della scelta, ma noi prendiamo la mod. E ovviamente, ancora una volta, vi ricordo che in descrizione c'è il link con la lista delle mod. Detto. Bene. Katana. Marca. Gomme, scusa, no, marca gomme. Trelleborg, Micheline, Continental, Mitas, BKT, insomma, le solite marche. Non credo che c'è cingolata, forse magari qua in mezzo tra tutti questi, no. No, cingolata non la trovo. No, mi sa che cingolata non c'è. Vabbè, niente cingoli. Beacon. E che è sto beacon? È luci di sopra? Ah, double flash. No, no, flash no, che poi mi dà fastidio agli occhi. Normale. Il flash è quella che lampeggia e non mi piace. Warning package. Non mi piace. Configurazione motore. No, 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 troppi soldi. Vabbè, si può potenziare il motore fino a 847 cavalli, ma troppo. Contotto tubo meglio lungo, come io ci sono abituato, insomma, di doti di natura. Vabbè, insomma, doti lunghe, colore principale, tutto principale, ce l'abbiamo lungo, giustamente, dobbiamo, come di consueto. Allora, compra. Ma che l'avete capita? Allora, e mo' a lama?
Mi sa, ne devo pigliare. Pigliamo quella della Crone che almeno è verde. Pigliamo 6 metri. Compra. Ma speriamo che troviamo un carrello che si attacca dietro. E lì abbiamo un cassone che avevamo comprato in più. Non lo so se ci si può attaccare qualcosa. Allora, di sicuro tu te ne vai. E anche tu. Tu no. Allora dobbiamo. Beh, nel dubbio io vado a comprare un altro IT Runner. Beh, tanto ce l'abbiamo il cassone, quindi quello da 25.000 dovrebbe bastare. Speriamo. Beh, allora in realtà la prova va fatta in modo diverso. Allora, la prova è che prima di tutto voglio vedere se lui può agganciare l'IT Runner, perché ovviamente se no è un problema. Se no mi tocca trovare un cassone. Oh sì! Meraviglioso, perché automaticamente capite bene che io dietro ci metto il cassone e quindi non devo avere, perché se no mi servono due veicoli e così va a finire che è tutto inutile. Comunque questo mezzo ovviamente è anche molto buono poi in futuro. Quando magari vogliamo fare un pochettino di mais. O mais per farci un po' di pula, se vogliamo farla in modo classico invece che sempre con l'erba. Insomma. Sì, ma il tubo chiudilo, va. Che per ora è inutile che lo teniamo aperto. Allora, apriamo pure la lametta. La lamettuccia. E vediamo un po'. Ok, apriamo anche questo. Sperando che mi torni utile. Oh, male che va, ci abbiamo perso 3.000 euro. Vabbè che tanto è da 60 litri, però ce ne entra massimo, come vedete, 20, quindi 3 utilizzi in tutto. Ma non è che mo... Aspetta, forse è meglio che tenga il tubo aperto. Forse, raga, che è proprio questo IT Runner... Forse ci abbiamo quello da 45.000 euro in farm. Forse questo non è tanto buono. Cioè, non qui almeno. Speriamo che il treno non. Oddio, ah no. Temevo che stavo passando il treno. Non lo so. Mo' vediamo, raga, come ci troviamo. Da provare. Assolutamente. Che ho visto? Ho visto una moneta. Aspetta. Cioè, ma come fa Nick ad avere una simile vista? Oh. Come fa Nick ad avere una simile vista da un puntino era? Era proprio un puntino, Nick ha visto il puntino. Eccoci in farm, raga, guardate quanti pannelli solari che abbiamo, la nostra entrata continua di denaro. Ciò che ci porta tutto sommato ad avanzare senza troppi rallentamenti. Notate anche queste le mie pale eoliche, le ho un po' sistemate, ho fatto un paio di cambiamenti e mo ancora sto aspettando che la Giants decida un po'. E a proposito delle mie mod, raga, ne sono uscite in tutto 5 nel mod hub finora. In descrizione c'è anche il link con la lista di queste mod, se vi va di darci un'occhiata, se non le avete ancora provate, raga. Mi raccomando, provatele e se volete magari lasciate anche un voto ovviamente a vostra scelta se volete farlo. Allora, eccoci qua con la katana pronti con l'erba. Vediamo se ci troviamo meglio, vediamo com'è. Ma funziona. Oh, ma qua a me pare che non taglia niente. Non me lo dire! Ho speso una barca di soldi per non risolvere niente? No, cavolo! Perché? Oh, questa è buona. Va bene che posso utilizzarla per il mais, però... Che c'è un terreno a erba in sta mappa? Perché mo, mi devo togliere sto dubbio io.
Questo è carino perché a parte l'erba mi sa che ci sta pure un pochino di legna. Oh, vediamo un attimo questo, magari poi se non mi piace lo restituisco, però... non pensavo, insomma, a sta fregatura, pensavo che tagliava l'erba. Speriamo che lì l'erba è pronta sul 36. Lì non ci provo neanche, che tanto è lo stesso discorso. Comunque ho aggiornato anche questa di mod, raga. Anche questa sto aspettando che la Giants la prova. Ho messo qualche piccola decorazione praticamente. Anche l'interno l'ho cambiato un po'. Ho cambiato le galline. Ho messo queste che sono più leggere come peso per il gioco. Insomma, ho fatto qualche piccola modifica, raga, alle mod. Più che altro ho fatto queste. Queste due sono ancora, diciamo, le uniche mod che non mi hanno pubblicato, che stiamo aspettando. Insieme a quella della paglia. Tre mod in attesa tengo. Comunque, ci abbiamo il 35 che non c'è niente. In teoria ci volevo mettere mais. Anzi, ci metterò mais. Non è che l'erba è in fase di crescita, vero? E io l'ho comprato per niente. Ah no, pronto per la raccolta, ma non ben fertilizzato. Vabbè che il mio terreno è quello più avanti. Aspetta un attimo. Pensavo che c'era il percorso qua. Beh, comincio un po' a crearlo. Ok. Arriviamo fino a qua. Campo 37, anche se ancora il percorso è incompleto. Vediamo se qua raccoglie, taglia questa. Non hai accesso a questo terreno. Non mi dire che la mia erba non è pronta. Pronta per la raccolta, fertilizzato al 100%. Almeno una... almeno un po' di fortuna. Vediamo, raga. È che... non lo so. Anche questa legna qui, ma che legna è? Non è legna che puoi tagliare col macchinario. Oh, questa la raccoglie. Quindi, praticamente, me la sono presa in quel posto, come si suol dire. Perché devo tagliare questa di erba, quella che è seminata in un terreno. Quindi io con l'erba che tengo nei miei terreni non ci faccio niente, perché ormai ho venduto l'attrezzatura, l'ho venduta. E poi sinceramente preferivo questo. Ci sono rimasto un po' male. Pensavo che mi faceva tagliare pure quella. Voglio dire, se me l'ha fatta falciare. Non pensavo, insomma, capito? Se me l'ha fatta falciare. Questa me la fa falciare. Questa sì. No, questa no. Non taglia l'erba quella. Questa qua, boh. Sarà un problema del macchinario, un problema della lama, ma non penso della lama. Spostati amico, ehi! Chiedevi che sennò qua faccio trinciato di cervo. Però va bene, stiamo a raccogliere, eh. Quindi abbiamo comprato sto terreno, raga, ma sinceramente fatemelo guardare. Ma sto terreno che c'ha di buono? Niente. Ma questo non è un terreno a legna, completamente. Questo è un terreno inutile. Questi sono alberi scomodissimi da tagliare, brutti. Questi sono alberi proprio di quelli che ti fanno perdere mezza giornata e alla fine non ne hai ricavato niente. No, non ne vale la pena. Sinceramente, quanto l'abbiamo pagato sto terreno? 250.000. Un terreno solo a erba quanto mi costa? 403, però è già più grande. Conviene comprare un terreno tutto a erba? Non conviene mica. Oh, questo 72.000, ma è lontanissimo, piccolissimo, tutto sommato, molto piccolo. Non ci sono altri terreni a erba, fa un po' schifo. L'unico decente è il 32 che... sì, c'ha un pezzetto qui esterno che a dire la verità non so che cos'è. Ok, gli alberi buoni sono questi. Questi sono gli alberi buoni da tagliare. Questi qui. Che questi sono gli alberi quelli che tu tagli con la Scorpion King, no? Per intenderci.
Però è mischiato, ci stanno anche alberi brutti, alberi di quelli tipo questi qua, questi sono una perdita di tempo. Allora, il 32 tiene una piccola zona libera qui che magari uno può dedicare a qualcosa, magari animali. C'è una zona bella che uno qui può occupare ad animali. E poi il 32. Sì, il 32 probabilmente è il migliore. Di sicuro è migliore di quello che abbiamo mo. Che non è tanto buono. Questo qua non è tanto buono. È inutile, è piccolo. Cioè, c'è praticamente mezzo terreno sprecato, va. Abbiamo comprato un terreno con metà terreno inutile, inutilizzabile. Non lo puoi neanche trasformare perché c'è una stradina nel mezzo. Accidenti, comunque, vabbè, alla fine dei conti ci siamo rimasti purtroppo fregati a causa del fatto che non posso tagliare tipo quell'erba lì. Guarda quell'erba lì. È tanta erba pure quella. Peccato. Di positivo c'è che però in questi terreni ci possiamo mettere l'operaio. L'unica nota positiva, bisogna dire. Unica nota positiva è che ci possiamo mettere l'operaio, almeno in questi terreni. La capacità di carico di questo cassone comunque anche è buona, eh? La capacità di carico di questo cassone è buona. Quindi il cassone va bene. L'IT runner va bene. E poi comunque dobbiamo fare. Anzi, sapete che vi dico, ma perché non cominciamo a passare al giorno successivo che mettiamo il mais sul 35? Ok, sì, si mette il giorno successivo. Passiamo al giorno successivo, andiamo a mettere mais. Che sennò qua si perde tempo. Andiamo a dormire. Ce l'abbiamo un macchinario per mettere mais? Aspetta, ma per mettere mais devo prima coltivarlo quel terreno. Certo. Per forza. E poi non so neanche se ho una piantatrice. Ma in caso la noleggiamo perché. Boh, vediamo, non lo so. Restituiamo un po' di debito intanto. Ok, mo' arriveranno soldi comunque. Vendi insilato no, che devo prendere prima o poi le vacche. Come sempre, il latte di pecora. Filanda, tutto che si riempie, tutto che si svuota. Abbiamo fatto un po' di soldi. A noleggio magari, cioè, non penso che, cioè, non è che mi serve spesso per ora. Quindi, non lo so, qualcosa di grande che possa 12 metri, 600 cavalli, parecchio. Oppure coltivatore, 8 metri. 300, non lo so. Potrei prendere sto bestione qua. 500 cavalli, penso che ce li abbiamo. Copiamo questo. Speriamo. 6.000 euro, porca miseria. Sta bene. Allora, sì. Ah, l'erba è cresciuta un po' di più, mo', eh. Mo' è più alta in confronto a prima. Magari mo' me ne dà di più. Non è che mo' mi raccoglie l'erba esterna. Vediamo, ma non credo. Una prova la faccio. Non hai accesso. Oh, il terreno mio è bello. No, non ne taglia. Pensavo magari mo' che è cresciuto un po' di più, magari. Nisba. Avanti. Mi è venuta un'idea per quanto riguarda il problema che mo qua dietro si riempie. Ho un'idea. Abbiamo più di un IT runner. Mi basta fare avanti e indietro con un trattore a fare il cambio. Va bene pure.
Allora, andiamo nel pezzetto che c'è qui vicino, ovviamente, che pure quello è nostro. Ci mettiamo l'operaio. L'unica nota positiva in tutto ciò. Ci abbiamo questo pezzo. Ovviamente a giro giro tondo per forza. Almeno 4 giri, mi sa. Sono parecchi. Beh, almeno, raga, lui va. Togliamo sti cosi così non mi occultano la vista. Ok, almeno posso mettere l'operaio, capito? Una piccola nota positiva in tutto ciò. Perché gli altri terreni, ovviamente. Ah, pigliamo pure a noleggio la piantatrice, già che abbiamo questo trattore messo qua. La pi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 p
mi perdo io, seminatrici, piantatrici. Beh, non è che mi interessa enorme, ah. Non lo so. Non mi serve che deve fertilizzare, perché è già fertilizzato. A me serve solo che possa seminare. E questa mi sa che è perfetta. Andrà bene, dai, noleggia. Sono altri 7.000 euro. Qua abbiamo speso 14.000 euro solo per seminare in terreno. Ok. Sa da fa così. O magari poi li compro questi, ma per ora, per non spendere troppi soldi. Ok. C'ha famo? Se non era per quell'additivo lì in mezzo alle scatole. Sta bene. Allora, vi stavo a dire che comunque abbiamo vari IT runner in giro. Lì ce n'è uno, per dire. No, quello non è un IT runner. Qua ce n'è uno. Basterà fare il cambio di cassone. Tanto sono uguali. Allora, eccolo qua, il bestione. Speriamo che insomma ce la famo. Penso di sì, dai, è il trattore più grosso che ho. Ce la deve fa. Ovviamente è course play, raga, perché se no lo devo fare completamente io. Dal punto di inizio, vai. Vediamo un po', dovrebbe farcela. Velocità massima che era? 15 km orari, mi pare. Speriamo che ce la fa. Ma insomma. No, no, ce la fa, ce la fa. Ce la fa, ce la fa. Ce la fa, è partito strano, ma sta bene. Vediamo. Oh, ma com'è che quello che ce l'aveva lungo pure non si è incastrato? Questo sì. Pure i paletti ci stanno. Allora, che ci sta qualche moneta qua? Sì, due! Grande! Si è andato a schiantare quello, vuoi vedere? Cacca che ha fatto? Perché? Why? Ah, meraviglioso, c'è un problema qua. Ah, l'albero! L'albero azzurro, mannaggia a lui. Sì, meraviglioso. Guarda st'albero dove sta. Tanto è mio, no? Dai, non c'è più. Risolviamo il problema alla radice, o meglio, al tronco, come si dice. Ok, e mo tecnicamente voglio proprio vedere se sbatti ancora. Abbiamo risolto il problema. Sta bene. Ok ragazzi, purtroppo il tempo è proprio velocissimo a volar via. Mi spiace dover concludere, ma che ci potevamo fa? Comunque, bene o male abbiamo provato questa trincia, no? L'abbiamo provata, l'abbiamo vista. All'interno non lo so, l'ho fatto vedere. In caso lo faccio vedere mo'.
se me ne sono dimenticato probabilmente. Vi ricordo, raga, che la trovate nel mod hub questa trincia. Ovviamente in descrizione c'è un link con la lista delle mod. In descrizione c'è anche la lista delle mod che ho creato io, se vi va di provarle. Stanno anche quelle nel mod hub, quindi le potete utilizzare anche su console, le mie mod. Va bene, ragazzuoli, allora io vi saluto, eh. Ciao alla prossima!